aperte in ghetto a Venezia per la 13ª giornata europea della cultura ebraica, aperture straordinarie del museo e della sinagoga, presenti due ministri. C'è stata anche una parte di animazione sul tema della giornata, ovvero l'umorismo ebraico. La terza dice, ma capirai, mio figlio va tutte le settimane, 3 volte a settimana da un medico costosissimo per parlare soltanto di me. Grazie, bellissimo, bellissimo. Ride e sincera il ministro dell'interno Cancellieri, una performance nel cuore del ghetto di Venezia per la giornata europea della cultura ebraica, dedicata in questa 13ª edizione proprio all'umorismo ebraico, tema che ha reso la visita dei ministri Cancellieri e dell'istruzione Profumo particolarmente sorridente. Nella sala Montefiori in Ghetto Vecchio un incontro ufficiale col presidente veneziano della comunità Amos Luzzatto, che ha subito voluto ricordare la figura del cardinale Martini. Era un uomo del dialogo, non mi domandate con chiunque abbia mente, desiderio e idee da comunicare. Venezia, città capofila di altre 63 località in Italia per le 21 comunità ebraiche presenti nel nostro paese. Forse è l'evento più importante dell'anno per noi perché costituisce e realizza quell'intenzione di aprire le porte, farci conoscere e dialogare con la società civile. Il ministro Profumo ha sottolineato come sia necessario impegnarsi per una cittadinanza sempre più responsabile e consapevole, mentre il ministro Cancellieri ha ricordato che il dialogo è importantissimo perché ci sono rigurgiti antisemiti in Europa. Nel web vediamo cose che non vorremmo mai leggere. A conclusione, Dario Calimani ha proposto una relazione su lo humor ebraico, Rido Ergo Sum. Quello che ascolterete non lo potrete raccontare perché passereste per antisemiti.